Ragazzuoli, ebbene sì, si comincia l'avventura anche di God of War 2. Calcolando, ricordando le difficoltà che comunque si sono presentate, nonostante i quick save riguardo al primo capitolo, mi aspetto tante peripezie anche da questo. Però io ho apprezzato un botto il primo capitolo, quindi God of War è una serie che, come ho detto, non conoscevo, quindi anche in questo caso sono in blind run e sono felice di aver recuperato finalmente il primo capitolo e di cominciare questo secondo. Ragazzi, il secondo, come sempre, io cerco sempre di collezionare e far vedere quello che porto, almeno a livello retro gaming, quando possibile, chiaramente. Il secondo l'ho preso in edizione speciale. Chi mi ha seguito nelle live, ragazzi, come sempre nel link che trovate nella descrizione, sa che ho avuto delle difficoltà nel recupero di questi due titoli. Però, grazie all'aiuto di KO, che ringrazio, anche se non è presente perché ha avuto da fare, sono io che ho cominciato tardi, altrimenti stava qui. Grazie all'aiuto di Keio e ad un mio pronto, una mia pronta, pronta reazione, sono riuscito a recuperarlo. Questa volta, ragazzi, il gioco si presenta in una sorta di digipack. Scusate, non è attaccato il disco, stava per cadere. Una sorta di digipack, vedete, che si apre tipo al libro. All'interno troveremo il gioco e il bonus disc. Stavolta, ragazzi, è il bonus disc perché vi ripeto, chi ha seguito la mia live, quando l'ho presi la passata volta, invece del bonus disc c'era il primo God of War. La cosa mi piacque da una parte e mi dispiacque dall'altra perché da collezionista un po' incallito, io ci tengo ad avere le cose complete, ovvero come dovrebbero essere. Vedete, il digipack dietro qua non è nulla di che, c'è solo questo faccione di Kratos che vedete qui, però vabbè, questo qua poi finisce all'interno, quindi resta all'interno, ve lo ritrovate davanti appena aprite, è spettacolare questo disegno. Però volevo farvi vedere, rimuovendo il libretto e il... Oh, coldness! Finisco di dire queste cose, coldness, e poi ti ringrazio e ti devo dire anche una cosa. Rimuovendo, dicevo, il libretto e i due dischi che ora appoggio qui, all'interno c'è questa art cover, diciamo, interna appunto della custodia Digipak, che è spettacolare, ragazzi. Guardate qui, guardate. Qui c'è Kratos che mena ammazzate. Qui ancora Kratos che mena ammazzate. E qui ancora Kratos che mena ammazzate. È spettacolare. L'ho pagati. Questa l'ho presa insieme ad appunto il primo God of War che avete visto già negli altri gameplay. Posseggo come titolo a parte, non comprensivo di questa. E di quello là non esistono, cioè almeno per quanto ho controllato e sappia, non esistono edizioni speciali, quindi c'ho quella lì standard e sono felice di averla presa, soprattutto ad un pochissimo prezzo. Detto questo, finendo questo, come ho già premesso, Coltness, buonasera a te, grazie per la sub, ragazze. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità, ma chi segue la mia pagina Facebook l'avrà già letto, chi c'è su Discord l'avrà già letto, chi c'è su Telegram l'avrà già letto, altrimenti ve lo dirò nelle prossime live. Io, grazie agli acquisti di Amazon, ho preso finalmente la sedia. Poi ne parleremo quando arriverà. Quindi adesso, raga, tutte le sub, tutte le donazioni che volete fare e gli acquisti di Amazon che volete fare, se usate i miei link, sappiate che li utilizzerò, proverò ad utilizzarli nell'acquisto di Doom Eternal quando e se uscirà, perché ancora devono annunciare una data, però non avendo un lavoro io devo partire prima. Quindi in qualsiasi modo vogliate supportarmi, anche un euro, raga, cioè qualsiasi cosa, non vi preoccupate, non vi sentite in colpa. Anche la sub, come avete visto, che ha fatto Coltness, che è Amazon Prime, quindi non gli costa nulla.
Anche la sub aiuta tantissimo. Detto questo, Coltness, io ti ho nominato parecchio. Non so se hai avuto modo di vedere qualche video passato. Ti ho nominato parecchio perché sia te che Alfio Pacino non vi ho visti più. Ho detto, però mi mancano Coltness e Alfio venivano. Mi faceva piacere averli in live. Che fine hanno fatto? Perché non vengono più? Mi fa piacere che tu sia arrivato qualche giorno dopo averti nominato. Finalmente la sede, avevo letto su Facebook, scriviamo il server. No, no, raga, servirà la mia schiena. Io lo so, avevo detto che volevo spendere i soldi per Doom Eternal. Però, raga, salute. Jack cagionevole, non gli posso dire di no. Poi, tra l'altro, appunto, grazie agli acquisti che avete fatto su Amazon, che spero continuate a fare, ho avuto lo sconto di Amazon previsto dalle percentuali. Hanno abbassato il prezzo della sedia. Quello e quello mi hanno permesso di finalmente acquistarla dopo almeno 2 anni che ci sto dietro, non mi ricordo neanche, però ce l'ho fatta. Detto questo, io passerei al gioco, perché altrimenti vi faccio solo la testa di chiacchiere. Meglio la salute, Doom Eternal può aspettare. Beh, sì, calcolando che non è stata annunciata neanche la data, sì. Calcolando, cioè io spero di avere anche qualche soldo per il compleanno, se uscirà dopo settembre, così lo prendo ancora più tranquillo. Raga, i settings per farlo funzionare, poi ve li scriverò in basso, come sempre nella descrizione, per farlo funzionare al meglio, perché all'inizio ha dei problemi grafici se non aggiustate varie cose. Per farlo partire in italiano, raga, dovete fare sempre l'avvio completo, quindi Coltness, comunque, grazie ancora per il tuo follow, la tua sub, mi fa piacere rivederti. Allora, raccontami cosa hai fatto in questo periodo di assenza. Spero che la tua assenza sia dovuta a motivi piacevoli e non spiacevoli. Prima di partire, raga, mettete la modalità panoramica, se streamate, se non streamate va bene anche non metterla, tanto lo vedete solo voi il gioco, quindi vi abbassiamo un po' la voce, sennò mi schiatto i timpani. Passiamo pure un altro po' la musica. Vabbè, lasciamola così, nel caso poi la abbasso nuovamente. E facciamo una nuova partita. Come sempre, difficoltà normale. Sconfiggendo Ares, Kratos, guerriero un tempo mortale, divenne il nuovo dio della guerra. Eppure sul Monte Olimpo, Kratos era disdegnato da molti degli dei suoi pari. Ritenevano sacrilego che un mortale fosse elevato a divinità. Se non aggiustate i Ma settings, raga, Kratos quella non parte. aveva bisogno di dei Sono in ruffiani. blind. Aveva trovato una nuova famiglia tra i guerrieri di Sparta e consolazione per il suo passato nella furia della battaglia. Mio signore Kratos, un'altra città sta per cadere. Presto tutti conosceranno la gloria di Sparta. Basta così, Kratos. A ogni città che distruggi, l'ira dell'Olimpo cresce. Presto neanch'io potrò più proteggerti. Non ho bisogno di protezione. Non dimenticare che fui io a fare di te un dio, fantasma di Sparta. Non voltarmi le spalle. Io non ti devo nulla. Dunque non mi lasci altra scelta. Kratos ha trasformato i suoi ricordi più dolorosi in odio. Odio per gli dèi che si erano rifiutati di liberarlo dagli incubi delle imprese passate. Egli giunse così a Rodi per sferrare il colpo di grazia alla città assediata. Rodi esiste ancora. Mi sa di no, eh. Cospiri contro di me? Schierarti contro di me, Atena?
Ah, non ho tolto il cacchio, la cacchio di vibrazione. Allora ragazzi, non mettete i settings che vi ho suggerito nella descrizione, sia nel video iniziale sia durante il gioco. Vedete le immagini sdoppiate, anche il tipo il corpo di Kratos lo vedete sdoppiato nel suo cioè tipo un alone di Kratos sdoppiato, è come se tipo avesse la vista annebbiata. Quindi mi raccomando, metteteli. Vabbè, qua dice attacchi veloci. E cosa? Niente. Allora, ora ti posso rispondere perché ho fatto andare il video. Niente di importante, un po' indaffarato. Va bene, Goldness, mi fa piacere veramente riaverti qua. Io pensavo che ormai ti stessi sul cazzo. Ho detto, vabbè, non verranno più perché ci saranno stufati. Oh. Mannaggia. Quadrato quadrato è sempre la più essenziale. Ah, ok. Quindi mi avrei sentito forse nominarti. A questo punto spero venga, ritorni anche Alfio Pacino. Ah, vabbè, perché a me faceva piacere la vostra presenza. Chiacchieravamo, era piacevole sicuramente. Il gioco com'è? Mica è troppo alto. Qua hanno cambiato un po' la dinamica. Devi premere il quadrato per alzare le porte. Sicuramente il cerchio, scusate, sicuramente è più comodo, eh. Avevamo la magia, non mi... Adesso raga, Kratos sta utilizzando le spade di Atena. Nel primo utilizzava quelle là di Ares, però ora stiamo utilizzando quelle di Atena che ci ha donato alla fine quando siamo diventati dio della guerra. La mia voce si sente bene? Ok. Oh! Che belle sfere verdi fanno la mia energia. Tu lo conosci già questo titolo? Che cazzo è successo? L'osso di Rodi è carina. Guarda, io non avevo mai giocato God of War. Il primo, devo dire la verità, se l'avessi giocato all'epoca sulla PlayStation 2 sarei impazzito. Perché ci sono alcune parti che senza i quick save
Dai, fratello, questa manata, dai. Devo dare una mazzata, no, una mazzata in fronte. No, oh, vabbè, ma che figata. Me ce lancio, boom! Te pozzino c'è canocchio. Ah, qui già fa nuotare. Voglio fare un F1 tanto per salvare. I vasi qua non si spaccano, vediamo se c'è sta qualcosa qua. Che c'è sta qua dietro? Uè, donnine nude! Ai ai ai, qua YouTube ci chiuderà tutto, attenzione. Cioè, qua sta succedendo la guerra, queste sto tranquille così nella vasca. Vabbè. Ma sì, pure la statua che... c'è sempre il tempo per una... eh? Un chignacca. Ah, è il, quello là di destra, quasi. Quello là di sinistra, ok. Ehi, Kratos! Ho sbagliato lato, mannaccia miseria. Dai, andiamo a vedere. Scusate raga, è da un po' che non... Ma poi non ho capito perché mi devo dare a sto coso che pisce. Ma porca miseria, oh. Sta diventando difficilissimo. Anche perché è scomodo girare l'analogico. Non avevo ancora finito. Ma come... mi sto... cioè, lo giro il coso. Perché non va? Lo giro il coso. Vabbè. Ma poi mi deve spiegare chi gli fa l'elicottero nel... oh, una soddisfazione, to. Posa la roba. Di solito questi giochi valgono per due volte, quindi lo rifaccio. Doppi sensi e tripli sensi, no vabbè, qua chiudono proprio il canale direttamente. Oh.
devi vedere la reazione dell'acqua, eh. Ok, no, bastava una sola volta. Oh, va, ti sei gingillato. Andiamo a fare la guerra, ma dai. Oh, che cazzo è qua? Non so se ste righe sono normali oppure no, però vabbè, se è solo sott'acqua. Siamo belli. Certo che salvo. Stando al movimento Me Too, non so se lo conoscete, è un movimento che è nato ultimamente nei videogames, che anche in Mortal Kombat non fa avere una skin, diciamo, scoperta alle combattenti. La scena che abbiamo visto prima non sarebbe più permessa nei videogames. Premi R1 per agganciarti un appio e portata di sinistra. Cambiato un po' la meccanica, ecco. Non mostrate pietà! Prendetelo! Sì, sì, lo so, l'ho visto anch'io. Guarda, è veramente ridicolo come cosa. Anche perché in un gioco come Mortal Kombat fare una cosa del genere, cioè quel gioco è spruzza violenza da tutti i pori. Poi mi fa, no, vabbè, pure i personaggi femminili li copriamo. Ma che cazzo stai a dire? Ma che mi pigli per il culo, dai. Veramente stupida come cosa. Mazzo, ha lanciato come fosse... Vabbè, va, potenziamoci un po'. Ma che sto già al massimo? Scusa, perché ce l'ho già al massimo queste cose? Perché ce l'ho già al massimo? Io di Poseidone al massimo. Forse perché all'inizio poi perdiamo tipo i poteri e non gli fanno... E li posso aumentare, vedremo. Questa che è una porta di legno? Probabile, è quello che ho detto prima. Atena sta incazzata, me ne va in spade. Vedevo da me, no?
cazzo gli devo compiere? Pezzo di merda. Il mortaccio. Aia, mi sta scassando. Ma te parevo che andava a finire dall'altra parte. Porca miseria, che fastidio. Ah, un bello sfregio in faccia, vai. Tag dove? Mo dall'altra parte. Ma che palle. Facebook? Comunque buonasera Pulp. Fammi ammazzare sto cazzo di cose e poi vengo, e poi vado a vedere. No, m'ha preso, porca zozza. Ancora gli sfregge la faccia, ma schiattegli in occhio, porca zio. Alterna le mani per fuggire. Ah. Fa male, fa male. Lì morte che boh. Non si fa verde?
Ah, ma mi ha ridato già tutta la vita. Allora, vediamo. Ha fatto più danni colossi alla stessa città che il tuo. E infatti la sta distruggendo lui. Che poi, tra l'altro, prende e ammazza comunque la gente. Quindi. Allora, fatemi vedere un attimo sta cosa che ha detto Falp che mi ha taggato. Allora. Dove mi ha taggato Falp? Scusatemi, questo è il bello della live. Ecco, giusto per rovinarvi il pomeriggio. Ma da noi non ci sono più. Non ci sono più da noi ste cose. Quindi. Pure Mortal Kombat si è preso. La trilogia di Prince of Persia. Purtroppo da noi. Oh, ciao Keio! Buonasera! Scusami, stavo guardando perché Palpa è venuto, mi ha detto vai a vedere un attimo dove ti ho taggato. Sì. Sì, sono passato a God of War 2. Sì, Keio. Keio! Sì, sono passato a God of War 2. Lo dovevo, l'avevo detto che lo iniziavo. Non inizio Darksiders 2 perché non voglio fare troppo hack and slash. Continuo Revelations poi. Ho messo degli ottimi settings, non sto avendo problemi. Mi sa che l'unica cosa pecca è quando sto sott'acqua. Spero che sto gioco non abbia tanto livello sott'acqua, perché non lo so perché mi sono apparse delle dighe. Non so come risolverlo, sinceramente, quel problema lì, Mi rendo conto, Palp. Il problema è che, ti ripeto, da noi non ci. Cioè, non ne hanno più di giochi. Però non. Sai cosa gli devi chiedere a quello? Se lo fanno solo ai giochi PS2. Quando si apre la porta. Ai ai ai. Che era bello pesante. No, guarda che io questo qua l'ho dovuto aggiustare i settings, gli ho messo i settings apposta. Perché si vedeva tutto sdoppiato. Tutto sdoppiato, cioè per esempio vedi adesso. Vede il cazzo, sto spiegando una cosa che io. Non rompere i coglioni. Io. Dicevo. Se non mettevo sti settings, Kratos lo vedevi tipo sdoppiato. Ma qualsiasi elemento della grafica. Ed era molto fastidioso. Ma vedi di non rompere il cazzo.
Sì, purtroppo la PS2 è così. Sì, ma infatti io comunque penso di avere che quando ci sta, quando sta sott'acqua, qualche problema ce l'ha, mi sa, eh. Come non vi siete fatti nulla, morite! Mortaggio. Ma che cazzo! Questi anni li stai facendo. No, no, ogni gioco PS2 che io c'ha. C'ha i suoi settings, eh. Se non diventa. Non diventa blu. Andiamo via. Cazzo di una guarda, oh, ma stai guardando? Stai guardando? Vabbè, questo non si spara. Kratos. Non mi serve il tuo aiuto. Il colosso aiuto, di Rodi, sì. Posso abbattere da solo questo mostro! Non ti sto offrendo aiuto, Kratos. Ti sto offrendo potere. Ah, Zeus mo me dà il potere? Oh. Io ti offro la spada dell'Olimpo. Oh. Ti consegno la spada che pose termine alla grande guerra contro i titani. Riversa in essa i tuoi poteri divini, Kratos. Solo così potrai esprimere tutta la tua forza. Perché mi aiuti ora? Infatti, perché mi aiuti ora, mortacci? Che tenero Zeus? Mortacci sua, ma aiuta mo. Dove è stato tutto il primo? Ho dato solo quelle. Allora. Ma non avete capito che io sono Dio? E voi non siete al cazzo. Ma questo continua ad arrivare, ho capito, ma me ne devo andare. Mannaggia. Madomo che vi piglio, che ve faccio. E fulmino, cazzo. Tra l'altro ho già fatto la scena dove bisogna bombare, che io. Come farsi censurare il canale?
Ah, non rompere. Non diventi blu? Non ricordi la scena? Quando il colosso di Rodi ci scaglia via e andiamo a finire tipo nella vasca. Tipo nelle terme. Ci stanno quelle due che non si capisce perché dietro alle paratie. Mentre tutto cade a pezzi, quelle due si fanno il bagno. Fastidiosi gli arcieri in sto posto, guarda, nessuno. Nessuno. Ma come risalgo là sopra? Ah, giusto, te sei ricordato, eh. Ho visto una strada alternativa o sbaglio? T'avevo visto. Aspetta però, F1. Dove devo andare? Qua? Nemmeno. Dove cazzo devo andare? Sinistra. Ah, dell'aspe. Che sono abituato al primo God of War, Ciapa, ciapa! F1. No! Non capisco perché hanno fatto sti cambiamenti di pulsanti. Cioè, mi fa piacere solo quando apri le porte e l'hanno reso più comodo. Per il resto, perché? Ma deve nammere sotto. Non vorrei che ci fosse roba qua. E di questa cosa qui mi piace perché l'hanno resa più comoda. No, aspetta qua. Oh!
Tanto che cambia. Si è morto simile a quello di Resident Evil, è vero. Facciamo F1. Devi fare nelle pacche, devi fare. A spada, a spada. Sta buono. Vabbè, ho capito, eh. Questo che cacchio è? Rompe il cazzo che devo prendere la spada. Una volta assorbito i tuoi poteri divini, la spada potrà distruggere chiunque osi sfidare. E mo che cazzo? Quindi? Oh! Ma ha levato i poteri. Questo mi sta ammazzando. Non ho capito come devo ammazzarlo, raga. A spadate. No. Una volta assorbito i tuoi poteri divini, la spada potrà distruggere chiunque osi sfidare. Yeah.
ma come si schiva sto cazzo di... Come si schivano quelle due botte? Ah, se mi sposto, ok. La spada dell'Olimpo. Vuoi morire, ma l'anima. Il colò, beh, questo me ne era accorto. Mu, sfascia tutto, spacca tutto. Vado a sconvegliare l'energia vitale del colosso nella spada dell'Olimpo. Mamma mia, la prospettiva qua non aiuta ben cazzo. Schiattio, ah, è ancora che quante se ne sono inventati questi. Comunque te.
fosse venire indigestione a sto colosso. Oh! Ah, minchia, pure questo c'è qua. Yeah. Resident Evil Revelations. Schiattimo, no? L'avevo iniziato, che io. Sì, il primo sì, il secondo no. L'ho iniziato il secondo, ma non l'ho mai finito. Ah, questa è la faccia. Vedo le due X, guardala che, che dettaglio, pure le due X. Ciao Melloc, buonasera. No, merda. Io il secondo le lascio, ma non il primo. Coltness, se vuoi prenderlo e vai su Instant Gaming, io non ci guadagno nulla perché costa meno di 5 euro. Ti prendi il primo Revelations a pochissimo. Cervello. Davvero scarsi entrambi. Ah, dai, il primo non è male. Corri. Ho troppo fuoco, questa si immagine fa. Troppo forte su. Vi servono forse altre prove? A mano, a mano.
Convogliando nella spada tutti i suoi poteri divini, Kratos era tornato mortale e vulnerabile alle armi della morte. Stremato e battuto, sapeva che l'unica speranza di sopravvivere era quella di ritrovare la spada dell'Olimpo. Questa ha sentita, eh? Ha perso pure tutta l'armatura. Umiliato davanti al suo esercito spartano, Kratos doveva risollevarsi dal fango. Che è pieno di sangue. Sì, è un mortale, l'avevo capito che io, ma già quando ho preso la spada. Che c'è uno sputo di vita, oh. Oh, ma che cazzo stai lì? Ah, oddio, che brutto. Perché quelli non mi attaccano? Ah, questo è Zeus. Tu? Sì, sono costretto a intervenire personalmente. Atena si è rifiutata di rimediare al suo errore. Pazzesco avere a cuore una creatura come te. Perché? Perché mi hai tradito? Sei tu che mi hai tradito. Dovrei rimanere impassibile mentre l'Olimpo è minacciato? Le tue mani si sono già macchiate del sangue di un dio. Ma io non finirò come Ares. Gli dèi sono meschini e patetici e il tuo potere vacilla. Sono stufo di questa insolenza. Io sono il re dell'Olimpo. E la mia volontà è la volontà degli dèi. Devi giurare di servirmi eternamente. Io non servo nessuno. Dunque, non mi lasci altra scelta. Pazzo, Kratos, se non mi che palla. Cosa? Scusami, ma... Non doveva finire così. È stata una tua scelta. Ma non ho capito perché si alternano video che si vedono così belli. Le scelte concesse dagli dèi sono futili come gli dèi stessi. Anche ora, mentre esali il tuo ultimo respiro, continui a sfidarmi? Ogni tua ambizione, Kratos, ora sarà annientata per il tuo sacrilegio. Non sarai mai il sovrano dell'Olimpo. Il cerchio si chiude qui. Ma quello che bella sta grafica, eh? Nonostante ci abbia i suoi anni. Zeus e Thor. Me la pagherai, Zeus. Stanne certo. Mentre la vita abbandonava Kratos, l'esercito di Ade rivendicava la sua ricompensa. Ma dalla sorte di Kratos dipendeva più di quanto egli stesso sapesse. Come va la sedia nuova? L'ho ordinata oggi, arriva il 3 maggio. Egli era destinato a provocare cambiamenti così radicali da scuotere gli stessi pilastri del Monte Olimpo. Mi ricorda la scena della mummia questo. Era un evento che non potevo permettere. Barbaro.
Distruggi i miei nemici e la mia vita sarà tua! Combatti, Spartano! Non male l'Ade. Non sei destinato a morire qui. Oh, manco a dirlo. Non è ancora la fine. Ma che cazzo sta succedendo, raga? E tu chi sei? Sono il titano Gaia. Onnipresente madre della terra. Gaia. Ti ho osservato diventare un potente guerriero e ti ho accompagnato per tutto il corso della tua vita. Ora però non posso più limitarmi a osservare. Ti aiuteremo a sconfiggere Zeus. Morire e fuggire, Kratos. Tu sei un guerriero di Sparta, non un codardo. Solo i codardi accettano la morte. Non sono un codardo. Dunque combatti. Io ti condurrò dalle sorelle del destino. Solo con il loro potere sconfiggerai Zeus. Aia. Ciao Krista, buonasera. Vedi ste righe nere che si sono fatte. Oh. Ha fatto pure quando sono andato sott'acqua. Io devo trovare una soluzione, va. Chiedeva andiamo. Levatevi ste manacce. Qua. Ah, aspe. Ho visto. Vedi, quando finisce poi tutta sta roba, si levano quelle righe. Sono righe scure, non essere razzista. Metti in pausa e ricarica. No, ma... Che è qua? Che dice R1? Il corpo di uno spartano caduto. Questo è vivo ancora, me ne ero accorto. Mio signore, sapevo che uccidervi era impossibile. Non ho mai disperato. Ritorna a Sparta e preparati alla battaglia. Nostri fratelli sono morti. Puoi ancora impugnare una spada. Uno spartano non si arrende. Fa come ti ordina il tuo dio. Che ne sarà di voi, signore? Andrò a caccia di Zeus. A quanto pare ho ancora alleati sull'Olimpo.
Dici che si risolve come, come dici te? Non lo so. Troppo cazzuto. Infatti Kratos è quello che è, eh. C'ha veramente le palle quadrate. Andiamo a fare il culo a Zeus. Ma questo è Pegaso, no? Ma non lo è più, vabbè. Per loro è ancora un dio. Per la maggior ragione è tornato dalla morte, quindi per loro è ancora un dio. Torna sull'Olimpo, mostro! Devo affrontare Zeus! Osi sfidare il dio della guerra? Non sei più un dio, Kratos. Zeus, l'Olimpo e la spada che ti conferisce il potere non saranno più alla tua portata. La tua sola speranza è trovare le sorelle del destino e viaggiare nel passato fino al momento in cui Zeus ti ha tradito. Solo così Zeus sarà vulnerabile. Kratos, per ottenere la vittoria, è Pegaso, non ti basterà il mio aiuto. Il titano mio fratello dorme nelle profondità del monte in cui è imprigionato. Va, è giunta l'ora del suo respiro. Ah, pensavo fossero... Guardalo lì, boom! Boh, bella sta parte, cacchio. Quanto è endgame questa frase? Quale frase? Guarda, la si è cavata Crista, ieri sono venuti in chat a spoilerare, solo che io endgame me l'ho già visto e gliel'ho messa pure. No? Leggia chat, porca mignotta. Kratos contro le arpie. No, no, gente che aveva multiple account che rompevano il cazzo, ok. Ma quanto bello, raga, sto livello. Ma ste robe le poteva pensare. Fa molto Hercules sta cosa qua, però. Io invece mi sono visto i film, caro Fista. Mi sono visto il film e pace. Infatti appena io ho detto cretino me lo sono visto il film, se ne sono andati. Ancora. Guarda lì, verso l'Olimpo. Ah, qua si muore diretto.
preso in pieno. Siamo in questa grotta a forma di figa. Chi è questo? Mamma mia. Mollami. Ma vaffanculo tu. Vieni qua. Non gli faccio un cazzo. Forse Half-Life UR, come avevi già messo la notizia, Pulp. Che poi la notizia mi sa che lo so, fra poco apparirà sulla pagina Facebook. Ah, non volendo ho trovato una zona segreta. Index non l'ho mai sentito, cioè non ce li ho presenti, chi sono? Ma mostre spade che ho, chi sono? Sempre di Atena. Pure da mortale fa paura, Kratos. Ah, il VR. Non rompete i coglioni. Momento del genere ultimo a caso. Sì, è quando stavo in Just Chatting che stavo parlando con Gladio praticamente. Genio, ah, perché dobbiamo definire genio un deficiente? Dai. Non... Ma non avete un cazzo da fare che sta nelle grotte a camminare a testa in giù. Ah!
Vediamo. Entrambe le spade. Ah, una bella visitina alla tonsille. Ah, mi fa ritornare indietro, perfetto. Questo mi sa che dopo me la devo far correre. Ci scommetto tutto, ci scommetto. Anche la mia stessa vita, e spero di morire. Ah. Ma tasta rivede tutta, che io? Che sta parlata romanaccio? C'è sta qualcosa, perché c'è lo spazio? E c'è un cazzo. Dio della guerra, sei vivo. Non sono più un dio. Chi ti ha condannato a questo supplizio? Zeus. Il mio unico crimine è stato aiutare gli uomini. Ma quando portai il fuoco dell'Olimpo ai mortali, Zeus mi accusò di tradimento. Come punizione mi rese mortale e mi condannò a essere straziato ogni giorno da questo uccello maledetto. Poi, al calare della notte, le mie ferite che guariscono. Destino del cazzo. Quanto tempo sono rimasto qui? Quanto a lungo ho già sofferto questa maledizione? Davvero non saprei dirlo.
Ti supplico, fantasma di Sparta, liberami da questo supplizio. Fantasma di Sparta. Io devo bruciare tra le fiamme dell'Olimpo. Non esiste altra via. Uccidimi, Kratos, uccidimi. Dove devo andare? Giù di qua? Uccidimi, Kratos, uccidimi. Qua. Io devo bruciare tra le fiamme dell'Olimpo. Non esiste altra via. Uccidimi, Kratos, uccidimi. Là se continua. Non esiste altro. Uccidimi. Uccidimi. È in un momento, ma ti venga a uccidere, porca giù. Che cacacazzi. Sì, no, ma... qui che altro è gente che... mamma mia. Quello ha detto, vabbè, io lo faccio con il generatore email. Ho capito, però ogni volta la devi confermare, la mail la devi mettere qui. Cioè c'è un cazzo da fa veramente la gente. Li ho bannati? No, non mi possono più scrivere. A meno che non si crea altri account. Ho tenuto solo quello là, Ciro lo spacciatore, perché mi era simpatico il nickname. Spero non torni mai più a rompere i coglioni, però. Adesso come gli ho risposto quando mi hanno spoilerato il finale. Ovvio che è uno di quelli che io... Come mai non mi è piaciuto il film? No, non ho detto che non mi è piaciuto. Preferisco Infinity Wars, ma comunque io non è che sia grande fan dei film Marvel. Poi mi hanno rovinato a Thor, che è il mio eroe preferito. Veramente è uno schifo Thor in quel film. Non mi è piaciuto, è pieno di incongruenze. Stanno cose che ne esistono. Ma come si apre quel punto?
Madò, di nuovo questo. Che palle. Guarda, il film avrebbe avuto più, diciamo, fra virgolette, senso se non ci fosse stata la scena di Hulk che parla con quella là. Andava a prendere la pietra. Se non ci fosse stata quella scena che dicono, vogliono fare tutta la morale a dire che per non alterare lo spazio-tempo, bla bla bla. Quando poi nel film alterano la qualsiasi, cioè, che cazzo di senso ha? Prima mi dici non alterare tutto per non creare linee discontinue e poi fai a cazzo de cane? Non ha senso. Quanto è schifo a ste cose, oh, porco Giuda. No, porco Giuda! Ci si mettono pure che cazzo di cose che volano. Azzo, si va di spoiler. Non ho detto nulla, cioè alla fine ho parlato di una scena, non ho detto di chissà che. Non è che ti ho detto il finale di Endgame. Ti ho detto una scena che non ha senso per me, punto. Cioè senza quella scena il film avrei accettato molto più volentieri. Oh. Lo sapevo! A me più che il viaggio del tempo mi piacerebbe il teletrasporto.
viaggio del tempo non mi affascina tantissimo, devo essere sincero. Ah, vanno morì! Stecchi da morto! Stecchi da morto! Vanno morì! Film evento, sì, no, ma infatti è un film evento, cioè questo è basta, un film evento. Ah, te ne servo di Zeus. No, Infinity War è molto meglio. Cioè, te l'ho detto, Endgame non ha senso per me. Non... Ah, io sono venuto a qua, sì. Tifone, ah, è tifone quello. Chi cazzo è tifone? Gli devo cercare un occhio. Due o tre anni e fanno il reboot, se più che altro hanno dei nuovi supereroi da cui fare film, continuarli pure. Oh, ma è reboot come nei fumetti, raga, io perciò mi sono cagato il cazzo nei fumetti, alla fine fanno sempre reboot. Ah, gli devo cercare un occhio, ok. Quella che ci sta, quella si torna indietro. Non ti aiuterò. E allora muori.
flagello di Tifone. Pagherai per questo. Veramente? Kratos. Tieni premuto L2. Abbastanza sfere rosse per potenziare le tue armi. Il tasto start per cercare il meno potenziale. Potenzio questo. Ciao Keneki, buonasera Ciro, ovvero il signor Ciro, buonasera. Un abbraccio e buonasera. Ciao Keio! Ragazzi, vi ricordo che Keio ha un account YouTube. Cercatelo. Perché. Perché. Uè, figa. Perché. Perché sì. Perché no. Quindi. Grazie per la compagnia, eh. E buon appetito. Dove sto andando, scusa? Ah, ho preso l'arco perché ma devo far morire. Devo far morire quello dentro al fuoco. Qua non sono riuscito ad aprire.
Dio, quello va la vita. Qua ci dovrebbe essere una parte che ho visto che ti fa andare. Cioè, c'è una roba di buchi nella roccia. Per entrare lì dentro. Prometeo dal supplizio degli dèi. Ma quello è Prometeo. La sua carne ha contaminato il fuoco dell'Olimpo, unendo adesso la forza dei titani. Queste ceneri ti conferiranno una grande forza, Kratos. Portale con te e sfrutta questa forza per sconfiggere i nemici. Male che con la tormenta non fa nulla. Ma io mo qua dentro come cacchio ce vado, scusate. Si va dall'interno. Vedo tipo una roccia che si spacca, o sbaglio. No. Però c'è anche sotto.
come si va? Deve essere un passaggio da qualche parte. Riesco a capire, raga, come si fa a passare là. Non lo so. Se qualcuno lo sa, raga, ditemelo, ditemelo mo, perché mi sa che mo me ne vado. Ah, queste ricaricano l'ira dei titani. Aspetta, vorrei che mo lo devo spaccare. Facciamo un F1 qua. O devo spaccare quello là con l'ira dei titani? Ma ci scommetto tutto, guarda. Già prima ci ho scommesso male, però... penso che pure questa volta devo fare così.
No. Vabbè, non lo so allora, raga. Andiamo. Stacca il braccio, mamma mia che forza. Che mi dovrei accendere la luce. Questo secondo me è aggrotto, sì. Andiamo, se ne va. Lo posso filmare o stacco, eh? È l'isola della creazione. Lì abitano le sorelle del destino. E lì ha inizio il tuo viaggio verso il tuo vero fato. L'isola è irta di pericoli.
per impedire a chiunque di raggiungere le tre sorelle del destino. Il potere delle sorelle ti permetterà di tornare all'esatto momento in cui Zeus ti ha tradito e ucciso, Kratos, cambiando così il tuo destino e quello degli altri. Porco Giuda! Serve un cazzo il fragile di sogno. Belle ste scene, però basta. Salvato proprio mentre cascavo. Thank you.
la cieca. Merda umana. Dagli, dagliele! Bella grazie. Ah, che cattiveria prendersela con quel povero animaletto. Oh, guarda che sei umano, questo si è brutta così. Ok, sopravvisto c'è salvataggio. Arriviamo se un attimo. Prima di salire qua c'è sta qualcosa, ovvio. Allora, raga, io chiudo qui questo gameplay. Mi accendo la luce perché ormai... ormai si è fatto scuro, quindi vi ringrazio per essere arrivati sin qui. Ci vediamo nel prossimo gameplay o sul mio canale Twitch o sui miei social. La live, ragazzi, non termina, quindi torno subitissimo. Skull a voi. E fate bravi, altrimenti vi lascio chattare in faccia da tifone, che penso non sia piacevole.